Anche se gli avatar dell'irriverente campagna promozionale continuano a sconsigliarne la lettura, mi chiedevo se potessi ignorarlo e non leggerlo. Erano davvero tante le persone reali arrivate alla libreria Rizzoli di Milano per la presentazione di Umano Poco Umano, esercizi spirituali contro l'intelligenza artificiale, edito da PM. Non si tratta di una realtà, una seconda realtà, è una iperrealtà. Gli autori del libro, Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione e comunicazione Mediaset, e il professor Giuseppe Girgenti, docente di storia della filosofia antica e medievale all'Università Vita Salute San Raffaele, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio dentro i rischi e i meandri più oscuri di un vero e proprio Big Bang digitale. Più che timore vedo già gli effetti dell'impatto della tecnologia sul mondo del lavoro, cioè vedo già decine e decine, centinaia di giornalisti anche in Europa che hanno già perso il posto di lavoro o stanno per perderlo proprio perché vengono sostituiti da sistemi sintetici per dare le notizie. Non ha quindi senso inseguire questa tecnologia, chiedersi quale sarà la prossima scoperta. Umano Poco Umano invita noi lettori, utenti e cittadini piuttosto a interrogarci su noi stessi. Chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, riscoprendo il pensiero antico. L'intelligenza artificiale mette a rischio l'intelligenza naturale, cioè il nostro io, quello che abbiamo di più prezioso. L'autore da cui partire è Socrate, che ci esortava a conoscere noi stessi, quindi conosci te stesso è il primo esercizio. Distinguere il vero dal falso sarà sempre più complesso, dal lavoro sino alla politica nessuno è davvero al sicuro. Ma l'intelligenza artificiale non è infallibile, come rivelano i tanti errori nelle risposte fornite da ChatGPT o le improbabili immagini di personaggi storici elaborate da Gemini, le AI di Google. Il consiglio? Continuare a usare anche e soprattutto l'intelligenza umana.